Dato che, nonostante i grandi passi avanti nel mondo dell'animazione, nonostante l'esistenza di film animati che ci fanno emozionare ogni volta che li guardiamo, e nonostante l'esistenza di film d'animazione molto maturi, c'è ancora gente che ritiene questi ultimi banali e di poca importanza, focalizzandosi su dettagli a parer mio non così importanti, ho deciso di elencare 5 film d'animazione che hanno contribuito al cambiamento della storia del cinema, possedendo vari primati. Considerato uno dei migliori classici Disney, questo film è conosciuto come il primo film d'animazione ad andare agli Oscar come miglior film. E sapete su 500 fischi a lungometraggi candidati agli Oscar come miglior film quanti tra essi sono film d'animazione? 3. Si sospetta oltretutto che se quell'anno non ci fosse stato Il silenzio degli innocenti, a ricevere la statuetta sarebbe stato proprio questo film Disney. Perché Gerty il dinosauro è da considerarsi un pezzo della storia del cinema? Perché è il primo film in tecnica mista. Non è proprio un film dato che dura solo 12 minuti, ma con gli strumenti dell'epoca dubito fortemente che ci fosse la possibilità di fare un film più lungo. Comunque, questo dinosauro è da considerarsi uno dei tanti simboli del cinema, perché se non ci fosse stato questo film, non avremmo mai visto capolavori successivi come Mary Poppins e chi ha incastrato Roger Rabbit. Penso che il suo primato sia quello più conosciuto tra quelli citati nel video. Per chi non lo sapesse, anche se ne dubito, questo è il primo lungometraggio in CGI. Negli anni 90 fare un film intero in computer grafica era da considerarsi un'impresa non difficile, impossibile. La Pixar, comunque, grazie a questo film, è riuscita a diffondere una tecnica oggi molto conosciuta, forse anche un po' troppo dato che si sta impossessando del mondo del cinema, mascherando altre tecniche animate fantastiche in pratica dimenticate da tutti. Nonostante ciò, questa tecnica animata ha portato a una sorta di modernizzazione dell'animazione, rendendola al passo coi tempi. Achmed, il principe fantastico, film sconosciuto di quasi 100 anni, non è nient'altro che il primo lungometraggio animato. Il film è realizzato con una tecnica molto originale, ovvero quella delle sagome ritagliate. Tutti i personaggi, infatti, sono fatti di cartone e sono fatti muovere attraverso la stessa tecnica utilizzata per le ombre cinesi. Mentre Achmed era il primo lungometraggio animato, questo progetto, intitolato Fantasmagorie, non è altro che il primo e primissimo film d'animazione. Non è proprio un film, dato che dura solo 2 minuti, ma è bastato per creare una tecnica che si diffondesse sempre di più, creando successivamente centinaia e centinaia di film d'animazione. Il film, in animazione tradizionale, contiene anche un momento di papier-découpé, ovvero quando le mani del regista irrompono nella storia, un po' come in Manipulation. Spero che questo video sia riuscito a far capire l'importanza che ha avuto l'animazione nel mondo del cinema. Se volete sapere più cose sui film d'animazione, iscrivetevi, mettete like e commentate.